Il volto santo, il grandioso crocifisso ligneo venerato da secoli nella cattedrale di Lucca, è molto più antico di quanto finora si credesse. Questa è la rivelazione sorprendente che è venuta fuori dai primi risultati della campagna diagnostica che l'Opera del Duomo di Lucca ha richiesto a due istituti scientifici prestigiosi, l'Istituto di Fisica Applicata e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, entrambi con sede a Firenze. E questi risultati emergono dalle analisi fatte con il metodo del carbonio 14 dall'Istituto di Fisica Nucleare su quattro campioni del legno prelevati da punti diversi del crocifisso e su un frammento di tela che fino dall'origine rivestiva il legno. Questi dati emersi dai cinque campioni convergono per una cronologia agli inizi del IX secolo, ma che potrebbe essere anche un poco anticipata, potrebbe trattarsi anche di un'opera della fine dell'VIII secolo. Non è da trascurare che una leggenda, forse a questo punto da riconsiderare, afferma che il volto santo arrivò a Lucca nel 782. Finora gli storici d'arte hanno ritenuto per lo più che la datazione di questo grande crocifisso andasse posta nel 1100. E invece si tratta di un'opera di parecchi secoli precedente. Possiamo dire a questo punto che si tratta del primo e unico volto santo. A volte è stato anche ipotizzato che quello attuale sia la copia di uno più antico. No, questo è il volto santo che da 1200 anni si trova in questa chiesa, che ha superato prodigiosamente indenne tanti e tanti secoli, pericolosi per una scultura lignea che è opera fragile. E possiamo affermare a questo punto che è la più antica scultura lignea dell'Occidente che sia sopravvissuta fino ai giorni nostri. Ora questa consapevolezza apre una molteplicità di nuove prospettive di ricerca su un passato che ci fa capire che ancora ha molto da raccontarci.